Come vedete sullo sfondo, all'accosto Garibaldi Ovest del porto di La Spezia, è in corso l'operazione di rifornimento GNL a mezzo bettolina ad una nave della Costa Crociere. Questo è il 50° rifornimento che questa bettolina fa a questa nave, ma per La Spezia, ma anche per lo Stato italiano, il primo rifornimento GNL in assoluto. La Spezia perché è stato voluto dal direttore marittimo della Liguria, l'ammiraglio ispettore Nicola Carlone, un gruppo di lavoro che appunto si è concretizzato qui nel porto della Spezia. Dal punto di vista giuridico questa operazione rientra in un disegno molto più ampio, è un piccolo tassello in quello che è il disegno appunto dell'Unione Europea, che con la direttiva 94/2014 ha dettato norme ai vari stati europei, appunto dicendo che dovranno istituire un'infrastruttura intesa come rete di distribuzione di un nuovo tipo di combustibile per svincolarsi dal petrolio e utilizzando anche un combustibile che sia più pulito. Queste due caratteristiche sono insite appunto nel GNL. Lo Stato italiano ha recepito, dandone attuazione, questa direttiva con il decreto legislativo 257 del 2017, assumendosi quindi l'impegno entro il 2025 appunto di porre in essere questa infrastruttura, questa rete di distribuzione di nuovo combustibile. Abbiamo redatto un regolamento. Nulla al mondo ha rischio zero, però noi possiamo tranquillamente affermare che siamo veramente molto vicini allo zero. Questo regolamento verrà con ogni probabilità rettificato in qualche parte proprio alla luce di questo rifornimento. Non è un esperimento, ma è un vero e proprio primo rifornimento. Quando apporremo al regolamento che attualmente imbozza le modifiche che riteniamo necessarie, emanerò questo regolamento dandone attuazione con apposita ordinanza. È un lavoro che, come dicevo, analizza il problema sotto tutti i punti di vista e che potrà essere adottato anche dalle altre autorità marittime, chiaramente adattandole alle circostanze e alla realtà locale. Costa Smeralda è la seconda nave del nostro gruppo che opera come combustibile, utilizza LNG ed è quindi la seconda nave al mondo da crociera che usa LNG, non ce ne sono altri. Ci sono dei progetti di cui noi siamo una grossa parte perché abbiamo altre navi alimentate LNG che verranno messe in esercizio dai prossimi mesi fino al 2025, quindi nel 2025 una grossa parte della flotta carnivora sarà alimentata LNG. E La Spezia è il porto italiano che ha deciso di accordarci questa possibilità a seguito della creazione di un regolamento ad hoc che rispecchia i criteri di sicurezza. Stiamo parlando di un combustibile di natura fossile, di un LNG, di un metano, la cui molecola ha origine fossile. Carnival e Costa credono nella sostenibilità, è parte dei nostri impegni nei confronti dell'ambiente. Crediamo di aver fatto la cosa giusta e crediamo che questa soluzione sia apprezzata dai nostri clienti. Poi vediamo anche che alcuni altri armatori ci stanno seguendo, quindi è un po' il compito di una società grande quella di creare i presupposti perché ci sia un cambiamento.